È possibile raccontare l'orrore dell'Olocausto a giovani studenti, parlare della Shoah e del giorno della memoria, anche se lontani dal periodo storico che si sta studiando, per un futuro migliore. Il giorno della memoria, che cade il 27 gennaio, è una commemorazione non soltanto della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo di tutti gli italiani, ebrei, sinti, rom, omosessuali, che sono stati uccisi, deportati ed imprigionati, e di tutti coloro che si sono opposti alla soluzione finale voluta dai nazisti, spesso rischiando la vita. Una settimana densa di incontri e riflessioni, soprattutto nelle scuole. A Lanciano, l'Istituto Comprensivo Umberto I ha proposto un incontro con lo storico Gianni Orecchioni per riflettere e conoscere sui campi di internamento in Abruzzo, mentre il giovane Gennaro Spinelli, musicista e in prima linea nella divulgazione della cultura rom, ha raccontato il suo viaggio ad Auschwitz in un genocidio di un popolo ancora poco conosciuto. Mezzo milione di rom e sinti furono sterminati. La professoressa Rosetta Madonna. I giovani vogliono conoscere, sono molto interessati a leggere, a scoprire quello che è stato. Hanno letto spesso, leggiamo ogni anno il diario di Anna Frank, leggiamo ogni anno Se questo è un uomo di Primo Levi, e quest'anno abbiamo portato nelle classi anche l'ultimo scritto di Liliana Segre. E l'Abruzzo, a partire dal 1940 e fino al 1944, per i luoghi impervi, la scarsa concentrazione abitativa, la scarsità delle vie di comunicazione, ha rappresentato una delle regioni che più delle altre aveva tutti i requisiti richiesti dal Ministero dell'Interno per istituire campi di concentramento e località di internamento. Gianni Orecchioni. Il numero di internati e di confinati politici in Abruzzo sia di gran lunga il più alto d'Italia. Se poi si considera che l'Abruzzo fa parte di un contesto al quale si può aggiungere benissimo il Molise e le Marche, quindi questa asse, diciamo, della costa adriatica, diciamo che la gran parte dell'internamento italiano era su questa zona. Preziose le riflessioni di Gennaro Spinelli, 27 anni, rappresentante della comunità rom italiana, che ha fatto parte della delegazione che si è recata ad Auschwitz. Giro il mondo suonando, giro il mondo condividendo la mia storia con tutti gli altri. E finalmente sono tornato a casa mia a Lanciano a raccontare.